Scusate il ritardo cari ragazzi, scusate il ritardo, ben ritrovati sul mio canale, siamo qui per parlare delle reazioni post partita di Udinese Lazio, alle, spalle, eh, alle mie spalle c'è Fiorentina Milan, punteggio attualmente sul 2 a 2, beh ragazzi ma parliamo della Lazio allora. Niente, quest'anno ogni vittoria è un parto naturale, è un parto naturale, con questo non voglio offendere le donne nella maniera più assoluta ma quest'anno è un parto ogni vittoria della Lazio sofferenza atroce fino all'ultimo millesimo di secondo uh, mancano inevitabilmente i gol di Ciro Immobile i gol degli attaccanti e poi le solite sostituzioni fatte a cazzo cioè rimettono in gioco un avversario che nel primo tempo sembrava effettivamente molto arrendevole, eh, ma che invece nella ripresa si è dimostrato molto pericoloso. Per nostra fortuna, l'Udinese è uno dei peggiori attacchi del campionato. Eh, da quando il caro Antonio Totò di Natale eh, appese le scappette al chiodo, per loro sfortuna e almeno per oggi per nostra fortuna, il buio totale perché basti vedere l'occasione che ha sprecato Caca. Uh, per, uh, che è stato l'emblema dell'attacco dell'Udinese, ma non è solo questo, c'è cioè, anche Llorente non ne ha presa una, e prima ancora avevano Lasagna, Lasagna che pure non segnava mai, giocatore solo veloce, ma che non segnava mai e che l'Udinese addirittura valutava 25 milioni quando la Lazio si era vagamente interessato a lui. Però vabbè, questi sono dettagli. Ragazzi, uh, per le sostituzioni fatte a cazzo quest'anno sembra Quest'anno sembra che le 5 sostituzioni intanto ha segnato il Milan, ha segnato il Milan, perfetto. Allora, uh, le 5 sostituzioni anziché portare un vantaggio per far riposare qualche giocatore in più, nel caso della Lazio invece portano ulteriormente a scompiglio. Perché Inzaghi puntualmente nelle ultime, negli ultimi minuti toglie tutti gli attaccanti cioè eh, non riuscivamo più nel momento in cui è uscito il mobile che comunque stava bene anche se ormai si vede che ha dei problemi che non è in fiducia in quell'occasione dove ha preso anche il palo esterno ero sicuro che, avesse, che avrebbe segnato invece non c'è riuscito neanche lì ma dicevo eh, però stava bene stava bene eh, oh, poi c'era il pezzo di legno il pezzo di legno che quest'anno ha giocato poco, uh, rimanemelo in campo. Cioè, rimanemelo in campo. Uh, sicché negli ultimi minuti poteva essere utile almeno per quello per far salire la squadra. Basti pensare che la Lazio non è riuscita più ad andare in contropiede nel momento in cui ha tolto tutto il peso in attacco. Uh, e questo non va bene. È entrato Correa. Uh, Correa tanto per cambiare. Uh, contro il. Uh, Stranamente contro le grandi squadre fa il fenomeno, oggi puntualmente è tornato quel giocatore che va a sbattere sull'avversario. Uh, ripeto, oggi è stata una partita bruttina, mm, le due squadre praticamente si sono scambiate le maglie nel secondo tempo, cioè praticamente uh, entrambi i tempi sono stati attacco contro difesa, anche se in, in entrambi i casi... Sono stati attacchi molto sterili Quello della Lazio nel primo tempo e quello dell'Udinese nel secondo La differenza l'ha fatta il gol di Marusic Marusic che ha fatto un, ha fatto un altro gran gol Evidentemente Marusic fa solo gol belli Anche gol a, a questo punto direi pesanti perché, stava, perché fu lui a sbloccare la partita a Bergamo dopo pochi minuti E anche oggi insomma Io pensavo che avesse perso l'attimo Invece l'ha indirizzata molto bene di destro sotto l'incrocio È uh, un giocatore molto sottovalutato ma che invece sta dando una buona mano, perché poi a parte il gol si è fatto vedere anche per la costanza. Perché comunque è un giocatore che ha sostanza. Nettamente meglio lui che Lazzari oggi. Cioè, Lazzari oggi non pervenuto, inesistente. E per quanto riguarda la difesa, stranamente oggi non mi è dispiaciuto Patrick. Poi quando invece è entrato Musacchio... Paradossalmente abbiamo rischiato più nel momento in cui è entrato Musacchio che in tutti gli 80 minuti che ha giocato Patrick. È stato questo il paradosso di questa nostra domenica calcistica. Detto questo ragazzi, vi dico la mia. Io vedo comunque una squadra ormai stanca. Uh, non dico demotivata, ma la vedo proprio mentalmente scarica. Cioè questa vittoria non deve ingannare più di tanto perché sarà dura anche arrivare in Europa League. Per quello che, per quello che comunque stiamo vedendo. Ma è una cosa che ho detto fin dall'inizio. Poi abbiamo anche la sfortuna che le altre non perdono un colpo. È adesso, adesso lo stesso Milan che se perdeva tu potevi andare con una partita in meno andavi a 8 punti dal Milan però effettivamente c'è ancora una partita da recuperare diciamo che il Milan poteva essere invischiato nella lotta per un posto in Champions ma adesso sta vincendo, vedi, le altre non sbagliano un colpo la stessa Atalanta che ha vinto 6 delle ultime 7 partite eh, a memoria direi che ha perso soltanto contro di noi giusto stasera Roma-Napoli, una, una delle due cause forza maggiore, dovrà perdere dei punti ma... Oltre noi che stiamo facendo Con un campionato mediocre, si mette anche che le altre non sbagliano un colpo. Poi ragazzi, è inutile, è inutile girarci intorno, senza i gol di immobile è dura, è dura. Cioè la Lazio quest'anno fa molta fatica a segnare, ma fa anche più fatica a creare, il gioco è lento e questo ti fa capire che la squadra è anche un po' scarica. Adesso c'è questa sosta, vedremo dopo la sosta come andranno le cose, ma secondo me cambierà poco. Detto questo ragazzi non voglio annoiarvi più di tanto, io vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un like perché tanto come dico sempre è sempre gratis e ci vediamo dopo la sosta per le reazioni post partita di Lazio Spezia. Ciao belli!